come scivolando sull'erba, e si avvia verso la piccola altura. Senza più voltarsi, ripete il suo ordine materno. «Andiamo, figli miei, fatelo conoscere a tutto il mio popolo». Giunta in cima, la signora si solleva dal suolo di circa 1,5 metri. I ragazzi la raggiungono. Ella alza gli occhi al cielo e poi li rivolge verso la terra, in direzione sud-est. Ora il suo volto non è più rigato di lacrime. Poi, lentamente, comincia a fondersi nella luce. Non abbiamo più visto la testa, le braccia, i piedi. Melania esclama: «Forse era una grande santa». «Ad averlo saputo», risponde Massimino, «le avremmo detto di portarci con lei». Ormai il tramonto non è tanto lontano e i ragazzi, raccolte le loro cosette, seguendo il passo lento delle mucche, ridiscendono al villaggio. Alla Salette, la signora anticipa il messaggio apocalittico di Fatima, ponendo le medesime condizioni perché la catastrofe possa essere evitata: preghiera ed espiazione. Identico il lessico. «Se il popolo non si converte, sarò costretta a lasciare libero il braccio di mio figlio». Identiche le sciagure preconizzate. «Molte grandi città saranno bruciate e quasi distrutte, altre inghiottite dai terremoti. I giusti avranno molto da soffrire. Un precursore dell'anticristo farà la sua comparsa. Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo». Del tutto simili sono infine le prospettive riferibili agli aspetti naturali del pianeta, destinati a uno stravolgimento senza eguali. Le stagioni cambieranno, l'atmosfera anche. L'acqua e il fuoco provocheranno terribili terremoti e grandi distruzioni. Montagne e città cadranno. Le stelle e la luna non avranno più la forza di risplendere e i demoni dell'aria produrranno fenomeni prodigiosi nel cielo e sulla terra. È il 1917. La prima guerra mondiale sta devastando l'Europa e il Portogallo è nella morsa di un governo repressivo e anticlericale. Nella primavera del 1917, al quarto anno della Prima Guerra Mondiale, il 13 maggio, Lucia, Francesco e Giacinta portarono il loro piccolo gregge al pascolo, nella loro località preferita, una piccola valle fertile di circa 500 metri di diametro, chiamata Cova da Ira, distante da Fatima circa 3 chilometri. La giornata era assolata, ma a mezzogiorno furono abbagliati da un lampo che pareva aver solcato fulmine all'orizzonte. Spaventati, i bambini decidono di tornare a casa, credendo nell'arrivo di un temporale, anche se il cielo era limpidissimo e non c'era una nuvola all'orizzonte. Mentre si avviano giù per il pendio, vengono abbagliati da un lampo più sfolgorante del primo. Tremanti di paura, spronano il gregge affinché non si attardi, ma ecco che giunti in fondo alla cova si devono fermare, muti e stupiti. Davanti a loro, a 2 passi di distanza sopra un piccolo alberello verdeggiante, alto poco più di 1/2 metro, sta una giovanissima signora, sublimemente bella, splendente più del sole, che con un gesto pieno di grazia e una voce quanto mai carezzevole li rassicura. «Non abbiate paura, non vi faccio del male». «Da dove viene lei?» domandò Lucia. «Vengo dal cielo». «E che cosa vuoi da me?» «Sono venuta a chiedervi di venire qui per 6 mesi, il giorno 13, a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e che cosa voglio. Quindi tornerò qui di nuovo una 7ª volta. Il dialogo prosegue e Lucia chiede alcune cose che riguardano loro e alcune loro amiche da poco decedute. «Volete offrirvi a Dio
per sopportare tutte le sofferenze che Lui vorrà mandarvi in riparazione dei peccati con cui Egli è offeso, e come supplica per la conversione dei peccatori? Sì, lo vogliamo, rispose Lucia. Allora dovete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Mentre pronunciava queste ultime parole, aprì le mani per la prima volta, comunicando con i tre pastorelli una luce intensissima che li penetrava nel petto e nel più intimo dell'anima. Poi cominciò a elevarsi salendo a oriente, fino a sparire, aprendosi quasi il cammino con la luce che la circondava. È durante l'estasi del 13 giugno che la Madonna rivela per la prima volta la prima parte del lungo segreto, che si divide in tre parti e che completò con l'apparizione del 13 luglio. Il 13 luglio, alla terza apparizione, la Madonna aprì di nuovo le mani, facendo penetrare il riflesso di luce nella terra, e Lucia racconta: la Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco che sembrava stare sottoterra. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come fossero braci trasparenti, nere o bronze, con forma umana, che fluttuavano nell'incendio, portati dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo. Cadendo da tutte le parti, simili al cadavere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e di disperazione, che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e riluttanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa visione durò un momento, e grazie alla nostra buona Madre del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci in cielo, altrimenti credo che saremmo morti di spavento e di terrore. Spaventati e per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e tristezza: avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori? Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il pontificato di Pio XI, ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà e che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace.
La Madonna espresse il divieto di manifestare per il momento tali cose, e i bambini, pur subendo interrogatori a più riprese, da curiosi prima e da autorità politiche ed ecclesiastiche poi, non rivelarono nulla in obbedienza alla Madonna. Di fatto, il 13 agosto, il sindaco di Villanova, che aveva giurisdizione su Fatima, fece arrestare i tre pastorelli, impedendogli di recarsi alla cova d'Aira, dove erano radunate dalle 15 alle 20.000 persone che videro a mezzogiorno sul piccolo alberello una nube luminosa, annunciata al guizzo di un lampo. Pochi istanti e la nube scomparve, come a dire che la Madonna non era mancata all'appuntamento. La Madonna apparve comunque a loro il 13 agosto e fra le altre cose disse ai bambini che a causa della loro persecuzione il prodigio che lei aveva promesso di fare affinché tutti vedessero e credessero il 13 ottobre nella sua ultima apparizione sarebbe stato meno portentoso e meno strepitoso. Alla quinta apparizione, il 13 settembre 1917, quando Lucia esclamò che a mezzogiorno la Madonna stava arrivando, tutti nella valle, ricolma di gente, videro il sole come velarsi ad un globo luminoso, muoversi ad oriente, verso occidente, spostandosi lento e maestoso in un cielo limpido e senza una nuvola. Quando Lucia, alla fine della conversazione avuta con la Celeste Signora, annunciò ad alta voce «Eccola che riparte!», tutti rividero il globo luminoso ascendere maestoso nella direzione del sole, fra una pioggia di petali bianchi, tenui come fiocchi di neve, che giunti a pochi passi dal suolo, svanirono. Il 13 ottobre 1917, più di 60.000 persone come credenti, non credenti, religiosi, laici, giornalisti, erano alla cova d'Aira, pronti a osannare o distruggere i tre piccoli, se il miracolo, promesso, fosse più o meno accaduto. La valle era una pozzanghera di acqua e fango, poiché aveva piovuto tutta la notte e continuava a piovere bagnando la gente fino alle ossa. Poco prima di mezzogiorno, Lucia passò parola per far chiudere tutti gli ombrelli e tutti, più o meno contenti, obbedirono. Alle 12 i piccoli entrarono in estasi e a un certo punto Lucia gridò «Guardate il sole!» e il prodigio promesso cominciò. La pioggia cessò di colpo e un disco solare si affacciò come una luna d'argento e cominciò a girare vorticosamente su se stessa, simile a una ruota di fuoco, proiettando in ogni direzione fasci di luce di ogni colore. Alcuni momenti di sosta e poi ancora e ancora. La moltitudine ebbe l'impressione che il sole si staccasse dal firmamento e si precipitasse a incendiarla. Il terrore, misto a stupore, era generale. C'era chi pregava, chi urlava, chi cadde in ginocchio e gemette. Tutti, credenti e miscredenti, analfabeti e uomini di scienza, giornalisti e liberi pensatori, tutti furono costretti a riconoscere che era stato un segno del cielo. Alla fine del prodigio, poi, tutti si ritrovarono con gli indumenti anche più intimi perfettamente asciugati. Di questo fatto e di tutto il prodigio ne scrissero a lungo i giornali dell'epoca e la notizia si diffuse in tutto il mondo. Ma Francesco Marto morì il 4 aprile del 1919, che non aveva ancora compiuto 11 anni. Giacinta Marto, anch'essa morì il 20 febbraio del 1920, a 10 anni, dopo indicibili sofferenze, tra cui un'operazione che le asportò due costole. Lucia è rimasta dunque l'unica superstite e depositaria del segreto di Fatima, di cui ne rivelò le prime due parti per obbedienza al proprio vescovo che le impose a più riprese di scrivere la storia della sua vita e delle apparizioni. La terza parte del famoso segreto fu scritta da Lucia il 9 gennaio del 1944, dietro un forte impulso che ritenne di carattere soprannaturale, e fu consegnato in busta sigillata al vescovo di Leira, con la riserva che poteva essere rivelato nel 1960. Il plico arrivò fino a Roma nelle mani di Papa Giovanni XXIII, che la fece trapelare per indiscrezioni diplomatiche, in seguito a una missione inviata dal Vaticano a Washington, Londra e Mosca. Ciò
non è stato mai né smentito.